Salvatore, autolisi prima con somatostatina e melatonina e cellule staminali dopo. Ma come funziona questo meccanismo? Funziona perfettamente, a punto tale che si possono vedere risultati che gli stupidi chiamano miracoli, in quanto il miracolo, i miracoli non esistono, neanche quelli che fanno i santi. Se la gente potesse leggere il mio trattato La Bibbia Filosofale, o tutti i trattati che ho scritto da ragazzino in quarta dimensione, o potessero vedere e capire tutti i video, sono più di 800 che ho messo su YouTube, e tutte le informazioni che ho dato tramite mandala, tramite mantra, tramite lettere aperte, per informazione a tutti i livelli, pure sulla medicina naturale, non ci sarebbe questa umanità di merda, di morte, di cadaveri, di gente tutta malata. Ci sarebbe semplicemente la serenità, perché si ha la salute, la gioia di vivere, e non si creerebbe questa tensione pericolosa nella ricerca del lavoro o dell'alimentare la propria famiglia o di avere una casa, di avere qualcosa. Purtroppo devo dire che ci sono dei meccanismi particolari in quello che dico io. Chiunque, esso sia prima si chiamava spazzino, poi netturbino, poi operatore ecologico. Chiunque di questi, o quelli che sono professioniste, sono maestri, professori, architetti, ingegneri, medici, scrittori, poeti, tutti possono capire i miei scritti e le mie informazioni se vogliono, e potrebbero raggiungere la salute e la vita. Basta testare, basta provare. Qualcuno mi potrà dire, e me ne dicono tante volgarità, che Salvatore in un certo qual modo ricambia. Non Salvatore che tu rido, in un certo qual modo Salvatore purtroppo no. Quella è un'anima mia, è un essere. Dove sta l'inghippo? L'inghippo sta nella codificazione nel nostro DNA dell'informazione. Qualsiasi informazione noi riceviamo parte dal nostro inconscio, va a finire al codice genetico. Ora, qualsiasi tentativo noi facciamo per poterci scrollare di dosso le vecchie abitudini, le sovrastrutture marce, logore, mal combinate, non può accadere. Saremmo sempre ammalati con grandi malattie, quelle che dicono i medici, malattie, che io dico non sono malattie perché la malattia non esiste. L'ho sempre detto, l'ho spiegato tecnicamente, scientificamente, animicamente, spiritualmente. Come ci si ammala e come si esce fuori dalla malattia. Perché noi siamo Dio, possiamo farlo. Tutti siamo Dio. E questa concezione di Dio, io ne ho fatto un video, e se qualcuno si degnasse di andarla a vedere, comincerebbe a capire il significato di cui, che io do di Dio. E così di tutte le altre cose. Dove sta il problema? Perché sto facendo questo video su questi problemi molto importanti che sono la causa di tutte le malattie. Vedi, con la mia tecnica, che io in un video passato ho parlato,
di come si, cioè, come io sia simile al macio muratore. Quello che fa il macio muratore per ristrutturare una casa, la stessa cosa faccio io. Uguale, identica. Cioè cambiano le forme, cambia il materiale, ma la cosa è sempre quella. Ermete e Trismegisto diceva cosa in alto e cosa in basso. Tutto è uguale. Cambiano le frequenze, cambiano le masse, c'è più massa, più frequenza, meno massa, meno frequenza. Ma tutte hanno lo stesso rapporto tra di loro, tra gli atomi, i protoni, i neutroni, gli elettroni, i quark, le particelle elementari. C'è tutto uguale. E allora molte persone vengono qua perché non hanno nessun risultato dalla medicina ufficiale. I risultati sono che la malattia si allunga, i medici gli fottono i soldi e non li guariscono mai. La scusa perché non li guariscono è che la medicina non è riuscita a risolvere quel tipo di malattia. Ciò non è vero, perché se li risolvo io, se li curo io, e se vengono qua malati, se ne vanno sani e guarite, vuol dire che loro sono imbroglioni, che hanno imbrogliato l'umanità e continuano a imbrogliarla. E i lappani si fanno imbrogliare, continuano a farsi imbrogliare. Ritorniamo al problema base. Le persone che vengono qua hanno la capacità e la forza di fare 40 giorni di digiuno. Cosa succede in questi 40 giorni di digiuno? Succede che tutto quello che abbiamo dentro, come massa, come forme tumorali che creano problemi seri alle persone, si devono rendere conto al nostro sistema immunitario. Perché l'attimo in cui noi decidiamo di fare un digiuno terapeutico per mezzo dell'autolise, le nostre cellule sane cominciano a fagocitare tutte le cellule morte, tutta la carne in sovrappiù, il grasso in sovrappiù, perché continua a nutrirsi anche se noi non lo alimentiamo. Questo sistema fa sì che il nostro sistema immunitario possa cominciare a riprendere la sua funzione. E questa è la cosa importante. Più non mangi, più il nostro corpo, cioè le nostre cellule, si cibano dei veleni che abbiamo immesso negli anni, anche come medicine. Fagocitano le medicine e le espellono. Cioè hanno questa capacità di risorgere, di ristrutturarci, perché dentro abbiamo dei potenziali enormi creati dalla natura, creati da colui che chiamiamo Dio. Dopo 40 giorni non è tutto uguale, perché Marina Mangiaperla ha dovuto sottostare per circa un anno e mezzo per togliere da 160 kg a 65 kg. Ci vuole il suo tempo che il processo di autolisi avviene. Quando le cellule in sovrappiù, che non sono quelle strutturalmente valide per il corpo fisico, vengono eliminate, cioè fagocitate ed espulse dall'urina, dalle feci e dal sudore, succede che le cellule sane attaccano i radicali liberi e le cellule tumorali attraverso la somatostatina e la melatonina, che sono anticancro. E il corpo ritorna allo stato originario. Quindi le malattie scompaiono. Non essendoci più la causa che genera gli effetti di per se stesso non hanno scopo d'essere. Certo rimarranno per diverso tempo i danni subiti da queste cellule tumorali, da questi processi negativi, da questo puzzo, da questo un muco stagnante, dalla merda costipata,
da tutte le sporcizie che abbiamo dentro e che per 40 giorni, 60 giorni abbiamo buttato fuori. Ma non è finita lì, perché la gente crede che dopo 40 giorni può ricominciare a mangiare tutto quello che mangiava prima. E questa lei non ne sbaglia. Si muore più velocemente. Meglio non iniziare che iniziando e dopo vedendo che si può vivere pure con sola acqua, senza niente, senza comprare più niente al supermercato, senza mangiare più quelle cose. E la cosa più importante, quando fai il digiuno totale, cioè non mangi neanche bevere come facevo io, non senti né il morso della fame né della sete, non senti più niente. Il corpo, cioè i sistemi nostri immunitari diventano padroni del nostro corpo psicofisico e lo aiutano nella ristrutturazione. Con che cosa? Io ne ho parlato 40 anni fa di cellule staminali, mi hanno preso per pazzo. Io 40 anni fa ho detto che le cellule neurali, dei neuroni, non sono irreversibili, sono reversibili. E mi hanno preso per il culo, me ne hanno detto di tutti i colori. Ma che cazzo ti credi di essere? Porta lettere di 4 soldi. Noi siamo scienziati, noi abbiamo studiato, abbiamo la laurea. Non la laurea, abbiamo la laurea. Tu che cazzo hai? Io te che sei Willer, perdonatemi. Come umano lei, diceva Fantozzi, come umano lei a quegli stronzi che lo stavano massacrando, come umano. E io mi sono abituato a dire come Fantozzi, come siete umani voi che mi perseguitate, benedite di tutte cose. Ma verrà il giorno in cui dovete venire a piangere a casa mia. Che devo fare io? Vi devo dare pedate nelle palle e nel culo e dire andate a fare l'estate dove avete fatto l'inverno, figli di puttana che non siete altro. Adesso vado bene, prima non andavo bene. Quindi, quando attraverso un processo di autolisi, un processo di depurazione, la persona intelligente cambia programma alla propria vita, programma significa totalmente non più quello di prima. Non essere attratta dai bagliori del mondo, ma i bagliori della luce reale, di quella divina, di quella cristica, di quella essenica. Cioè cambiare totalmente significa far sì che il sistema immunitario, il codice genetico, mettendo in funzione le cellule staminali, ristrutturano tutti i danni che hanno causato le cellule tumorali radicali libere, che noi chiamavamo malattie. A questo punto, quando nell'informazione genetica scompare la tara, il ticchetto, come avviene che scompare pure la traccia nell'occhio, nell'iride dell'occhio, la persona è guarita totalmente e non si ammalerà più se continuerà a fare quella vita. O se gli venisse la voglia di rifare quella di prima, si ammalerebbe lo stesso, ma attraverso gli anni, non subito. In quel modo si ammala subito, se non chiude il codice, perché ritorna subito. È come per esempio in una cancrena in un braccio o in un piede, dove si è all'osso proprio spolpato, qualche medico mi ha detto, ma che fai, metti la terra, metti la argilla, il tetano ci viene alla gente. E io mi metto a piangere, dico, che ti devo fare? Perché non ti posso uccidere? Perché devo andare in galera se ti uccido? Tu uccidi la gente, non vai in galera. E io se uccido te vado in galera, perché? Aiutatemi, fatemelo ammazzare. Come? Mi hanno massacrato dalla testa ai piedi, mi hanno aperto la scatola cranica con molte tumefazioni, mi hanno spappolato l'occhio, mi hanno rotto i denti, mi hanno tagliato la gola, l'esofago e la trachea, e io mi hanno rotto tutte le ossa, mi hanno dato coltellate davanti di dietro da tutte le parti, e io sono risolto soltanto con la terra, mettendo terra bagnata d'acqua, come Gesù sputò a terra, fece così, prese la terra e glielo mise a Renato Rachel nel film di Zeffirelli, quando alla piscina probatica il cieco nato fu preso dai discepoli di Gesù e portato davanti a Gesù. Gesù gli disse, figlio mio,
tu non puoi ancora fare il cieco. Tu hai smaltito il tuo gramma, devi vedere adesso. Effeta, disse, col segno del coniglio. Effeta, apriti! E si sono aperti gli occhi. E quello ebbe la vista di nuovo. Con la terra, figlio di puttana, no, col cortisone, non lo con la chemio, la radioterapia, la chemioterapia, la radio, il potentissimo radio, ce l'ha l'argilla, puro al 100%. E ha un'intelligenza tale, l'argilla, che sa distinguere le cellule sane da quelle malate, le cellule cancerogene, i radicali liberi. E li trasforma, non li uccide, li modifica. Come si modifica lo spin di un elettrone e diventa positrone. Si modifica lo spin del positrone e diventa elettrone. Da materia a antimateria o da antimateria a materia. Stronzo di merda! Ve lo devo dire io, ignorante, che leggo da questo villo, io vi devo guarire. Se siete capaci, guaritevi da voi, non venite da me. E morirete il giorno stesso. Perché siete stronzi. Perché avete paura. Perché siete lappani. E non riuscite a capire che vi sto dando la vita. In 45 anni ho perso la mia gioventù, ho perso tutto quanto. E mi avete massacrati da quando sono nato fino adesso. Perché dico la verità. Perché sono l'unico che dice le cose in faccia. Sono l'unico che non ha paura di parlare e di dire le cose per come stanno. Voi siete tutti vigliacchi. Voi sapete, vi lamentate dei nostri governanti, della Chiesa, della sanità, dei pediatri, dei psicologi, dei psichiatri e non glielo dite in faccia. Andate da loro, vi uccidono e li pagate. Venite da me e lo volete fatto gratis. Siete tutti figli di puttana.